Rimane alta l'attenzione a pochi giorni di distanza dal disastro che Arezzo ha subito lo scorso 13 luglio per via della tempesta di vento, acqua e grandine. Regione Toscana e Governo, nelle persone dell'assessore Vincenzo Ceccarelli e dell'onorevole Marco Donati, spendono parole di solidarietà e impegno, soprattutto nei confronti del futuro del Palaestra disastrato dalla tempesta. Credo che verrà sicuramente dichiarata lo stato di emergenza regionale e poi, se ci sono le condizioni, sarà fatto anche l'invio per la richiesta della calamità naturale nazionale. Poi ovviamente sarà il governo che deve valutare. Penso soprattutto a quelle che sono le strutture pubbliche come il palazzetto e le caselle, per esempio, che sono state fortemente danneggiate e che sono fondamentali per quanto riguarda invece lo svolgimento delle attività dei giovani, sia per quanto riguarda la scuola quando riprenderà, ma anche per quanto riguarda tutta l'attività sportiva. Beh, allora, questi eventi purtroppo sono molto frequenti e sono state moltissime le città italiane nell'arco degli ultimi anni che sono state colpite da eventi simili. C'è una procedura che è definita dalle norme e che ha già attivato il sindaco, con cui mi sono confrontato in queste ore. Ho contattato anche il presidente della regione e ovviamente anche il governo, anche se c'è una fase di priorità in cui, una volta fatti il conteggio dei danni, poi questi vengono comunicati alle regioni e poi si attiveranno eventuali stati di emergenza o di calamità regionali o nazionali. In questo caso comunque tutte le procedure sono adempiute e nei prossimi giorni vedremo cosa sarà possibile fare. Mi preoccupa particolarmente, chiaramente, oltre ai danni ricevuti da tanti cittadini, anche l'esperienza della SBA, del palazzetto di Arezzo, perché devo riconoscere in queste ore la grande preoccupazione di Castelli e di tanti che si erano adoperati per rendere quel palazzetto un luogo utile al tempo libero, alla crescita dei più giovani, e quindi un pensiero in questo momento va soprattutto a quell'esperienza che non deve continuare, e quindi tutti quanti dovremo sostenere, oltre ovviamente i tanti danni degli imprenditori che hanno avuto danni ingenti ieri, ho fatto i sopralluoghi, sono danni in alcuni casi anche realmente un repentaglio all'attività di impresa. L'altro fronte che preoccupa è l'amianto volato dai tetti degli edifici di edilizia popolare di via Malpighi in zona fiorentina. La viabilità è stata ripristinata perché l'amministrazione comunale ha incaricato una ditta specializzata per la rimozione dei detriti. Arezzo Casa è stata invece raggiunta da un'ordinanza dell'ASL che la obbliga a rimuovere, sempre con una ditta specializzata, i frammenti di amianto e soprattutto a ripristinare la copertura del tetto in maniera idonea. Se ci spostiamo in via Concino Concini, zona Pescaiola, anche qui i residenti chiedono maggiore sicurezza. Dal tetto dell'ex mercato ortofrutticolo si sono sgretolati frammenti di amianto che ancora nessuno ha rimosso.